Ciao a tutti, sono Davide e oggi con Giorgino, presente, che era da un po' che non ci vedevamo, faremo la salsiccia luganica, Davide. Capisci cosa dobbiamo fare? Stiamo qui a guardarci di fronte? Scusa. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, facciamo la salsiccia luganica. Sapete, la luganica è quella un pochettino più sottile, ha una concia leggermente diversa. Il modello leggermente diverso perché è di capra, non di suino. E quindi vi facciamo vedere come facciamo. Quindi io ho preparato un po'... A modo nostro. A modo nostro, certo. Non è quella... originale. Ma però per noi la facciamo, bisogna vedere cosa diciamo, perché ognuno ha famoso. Comunque, Giorgino mi ha chiesto di preparare della carne. Io ho preparato un prosciutto intero e allora volevo farti vedere come si disossa. Bravo, che bella idea che mi hai dato, sì, ti sei dato. Allora, bravo. Niente, dai, il prosciutto intero faccio la parte della divisione in pezzi, così intanto che la divido a pezzi vi dico anche come si chiamano i pezzi. Bravo, e, bravo. E a cosa servono. Allora, innanzitutto questo coltello non taglia, quindi non è adatto per prendere via subito lo spinto, diciamo. Non taglia niente, non me ne ero accorto, quindi siamo perfetti e lo diamo adesso un pochino meglio. Allora, si parte con staccare lo stinco del maiale, dopo lascio decidere a Giorgino quali sono i pezzi parti già dall'osso dello stinco, sì, esatto, questo qui è proprio l'osso dello stinco. Se vi siete fatti gli stinchi al forno o gli ossobuchi di maiale, questo è il pezzo dello stinco, che se uno non è capace può lasciare anche la giuntura in fondo. Questo è proprio lo stinco, esatto, e io penso che tu non lo userai. No, signore, perché questo è un pezzo molto muscoloso. Assolutamente. Quindi, quello è un gran cotechino, un gran zampone che dobbiamo usare. Quindi adesso stacco questo sicino qua, perché poi adesso questo prosciutto qua si chiama prosciutto da sale e quindi non ha già la parte scottennato. Beh, quello l'avevo scottennato io, sì, no, faccio bene, hai detto prosciutto da sale con giusta ragione, però scottennato in questo caso, sì esatto. E viene tolto questo ossicino qua, che è l'osso, noi lo chiamiamo l'osso del traculo o l'anchetta. Voi sapete che comunque nel prosciutto stagionato questo pezzettino qua rimane, copre la vena principale, esatto, e permette al prosciutto di stagionare senza perché potrebbe essere soggetto a mosche, a mosconi, esatto, altro. Vedete, è stato tolto e niente, praticamente l'abbiamo già disossato. Adesso andiamo a dividere la parte sopra, che è la fesa, questa qua, sì, le altre quattro parti, sì, e dalla noce, esatto. Quindi voi vedete che ci sono delle righe bianche, noi le chiamiamo le vene, noi seguiamo queste linee bianche qua, logicamente è come una mappa stradale, bisogna seguirla e non andare a rovinare. Adesso noi, per farvi vedere, dobbiamo macinare la carne, quindi anche se ci viene un qualche taglietto non succede niente. Si capisce, vorrei vedere. Però se questi pezzettini qua sono i pezzi migliori per fare la bistecca. Comunque, per fare delle bistecche di maiale. Tu stai disossando da negozio. Sì, in maniera che i pezzi possano rimanere interi e possa ricavarci. Sì, facilitare l'affettato da poi. Esatto, perché poi dopo nei negozi è difficile che vedi macinare la fesa del maiale. Oddio, vorrei vedere. Si macinano più, sì, diciamo, i ritagli. Sì, quella parte qui, sì. La parte là, davanti. C'è addirittura che con questo pezzetto... Sì, il magatello. Ecco, chiamato... No, c'è chi lo chiama girello. Girello, magatello, certo. Allora, questa è la fesa e ci vengono delle ottime bistecche tagliate per questa... La parte più alta del prosciutto. Esatto. Noi nel mio negozio la lavoriamo così. Poi adesso andiamo a staccare l'ossicino.
se quando fai il maiale hai bisogno, non c'è problema. Oh, vedo, vai benissimo. Io faccio molto diverso, però è sempre quello. Io la devo tagliare la carne, anche se la prendo via così. Sì. No, io adesso la divido in pezzi, sì. Poi te la do in mano a te. No, ma sto molto meno attento io, hai capito? Perché anch'io faccio sta roba, perché poi faccio meglio a sceglierla. Quando la devo scegliere da mettere nel salame, se io lo lì così, io lo chiamo pera questa, vedi? Questa va nel cotechino, vedi? Sì, questa qua è si chiama pesce, campanello, pera, c'è o mezzo muscolo. La chioccia, la gallina. C'è tanti nomi. Esatto. Allora, qua davanti noi ci risulta un pezzo dello scamone, del controfiletto, del traculo, come volete. Questo pezzettino prendelo qua. Prendelo via intero. Sì, è una caramella che è fatta... Adesso la do in mano a Giorgino, ci penso. No, quello non la prendo. Non la vuoi questa qua? Non la prendo perché, vedi, pur essendo un pezzo di carne così felice, ha tante nervi, perché ieri c'è il controfiletto, hai detto bene, qua c'è il filetto di maiale. Allora, qui andiamo prendi a staccare... la pera, noi la chiamiamo la nocetta, ah, sì. Hai visto, così noi abbiamo chiarito anche come dividiamo in pezzi il prosciutto. Questa è la noce, qua abbiamo proprio l'osso della noce, sì. E qua è rimasto, noi come, quando siamo in negozio, questo qua lo affettiamo fino sì, qua, capito, sì, capito. Poi dopo da qua in avanti si può fare del macinato, bravo. Comunque adesso io questo qua te lo do a te. Io questo te lo lascio, questo qui, vedi, perché non lo tiri mica via, cosa... Perché devi sapere che quando tu prepari un prosciutto in questa maniera qua, non è che lo vendi in un minuto. Bravo. Quindi se tu lo tieni diventa secco la carne. Bravo. Se tu lo tieni attaccato in cella, conviene molto di più lasciarlo unito. Esatto. E in un attimo poi ti stacchi il pezzo. Tanto hai visto quanto tempo ci hai messo. Allora, in cella, il freddo della cella cuoce la carne, la fa diventare secca. E nera. E nera. E quindi non è un bel vedere. E quindi noi cerchiamo di tenerla un po' unita. Vabbè, quindi un pezzettino di quelli lì di traculo lo prendi? Sì, capisce. Pezzettino. No. Adesso guardiamo qua cosa prendiamo. Prendiamo quel pezzettino qua. Quindi il pezzettino del sottofeso. Comunque carne magra, non devono esserci dei nervi, dico bene? Niente. Nella salsiccia non è gradita la carne muscolosa perché... essendo una carne che comunque va cotta molto velocemente, non deve essere dura, deve essere abbastanza masticabile, e se ci mettete del muscolo diventa un pochettino più soda. Questo è un pezzettino di lombo. Quindi decide un attimo i pezzi da fare. Pezzettino di lombo. Quindi carne magra. Con il resto, vedete poi questa carne qua che rimane. Noi ci facciamo il macinato da vendere poi per fare il ragù o da fare il ragù in casa, ok? Si capisce, vorrei vedere, tiro via così perché vedi questa qua? Sì, sotto, sotto alla lonza di maiale c'è quella pellicina. Che diventa, quando l'hai tra i denti, la vai a spellare. Sì, non va bene. Allora, sono 2 chili esatti. Davide, adesso aggiungiamo la pancetta. Quindi facciamo i conti precisi. Un 20% la pancetta? 20%. Quindi 2 kg, il 20%? Sono 2 per 2, 4. 4 etti di pancetta. 400 grammi di pancetta. Un pochettino di grasso. Ecco. Così sono... è perfetto, non l'ho preso neanche. Quindi sono 2 kg e 4. Faremo 2 kg e 4 di salsiccia. Luganica. Ok, non tantissima perché... No, perché... ce la dobbiamo dividere e... per noi è sufficiente, insomma. Quindi adesso mettiamo la pancetta e poi passiamo alla concia, dico bene? Bravo, sono d'accordo, mi associo. Bene. Allora, Giorgino sta preparando le spezie e nel frattempo sta riempendo il piattino, però lui se le prepara sempre a casa. Bravo, sono d'accordo, mi associo. Si è preparato tutte le sue bustine chiuse, però vorrei che ci spiegasse bene cosa c'è dentro. Allora spiegaci bene cosa allora c'è. Noi, tranne che il sale e il pepe macinato, mettiamo quello che secondo me vale. Allora noi abbiamo uno spicchio d'aglio, parliamo questo per una concia di 2 kg di carne. 2,4 kg? Sì. Uno spicchio di aglio tagliato. Sì. C'ho 4 bacche di ginepro. 5 sono, dicevo bene. 5 bacche di ginepro. Sì. 6-7 granellini, semini di finocchio selvatico. Ah, ci sono, sì. 5 o 6, non un pugnetto, 5 o 6 semini.
8-10 grani di pepe intero, intero, e li ho messi a mollo nel vino. Quindi hai fatto un sacchettino? L'ho messo a mollo senza sacchettino. Ah, ok. Senza là. Questo è quello, è il prodotto che c'è qui dentro. Quindi la notte prima si prende un vasetto di vino, questo qua cosa sarà? Poco più di un bicchiere. Un bicchiere, con dentro uno spicchio d'aglio schiacciato, 5 bacche di ginepro, 4-5 semini di finocchio, non di più, e 10 granini di pepe. Di pepe. Interi, non schiacciati. Interi. Messi dentro, è chiuso, in frigo. Normale, lo tengono dove vogliono, che non lo sanno. Ok, e qua vai a insaporire il vino la notte prima. Esatto. Poi dopo verrà... aggiungiamo il sale e il pepe, e se vogliamo mettere una puntina appena appena di noce moscata, ma poco, perché abbiamo i semi del finocchio selvatico, che non vorrei che mettendo la normale noce si vada a incrociare troppo. Ho capito. Allora, adesso ci comportiamo così. Ho preparato l'acqua per il budello. Oh, intanto lo mettiamo da parte. Quindi adesso andiamo a... Mettiamo a mollo la budellina. La budellina del... Cos'è, di montone? Di pecora. Di pecora? Di agnello, dicono. Ma è di pecora. Quindi non va messa a mollo una notte prima. Quella di salsiccia è solo... La lavi due o tre volte così e già da posto. Quindi lui l'ha già lavata, adesso io la metto a mollo che diventa, esatto, in acqua tiepida. Allora, nella carne andiamo a mettere il 18-19 per 1000. Quindi 19 grammi per un chilo di carne. Bravo. E noi 2 kg 2 faremo 40-44 grammi. Esatto. Okay? Quindi vado a pesare il sale marino. Sale marino di Cervia. Bravo. Allora, 44 grammi di sale medio marino di Cervia. E tu hai 2 grammi di pepe lì? Allora, sto aggiungendo il pepe, questo lo aggiungo ad occhio. Però questo non ci andrebbero 3 grammi di pepe. No? 3. 3? Ah, ok. 1,5 per 1000. Io lo metto a occhio perché il mio occhio, secondo me, non dovrebbe sbagliare più di quel tanto. Fai il grigio chiaro. Bravo. Bravo, Davide. Mettiamo appena appena una puntina di mosca. Noce moscata. Appena l'odore. Fa sempre bene la noce moscata, è un aroma che fa. Ok. Mescolo? Sì. Gli dà l'odore, gli dà profumo. Sì, mi piace a me la noce moscata nel salone. Allora, inserisco il sale da dentro alla carne, sì, e poi andiamo a macinare il tutto. Per quanto riguarda la macinatura, useremo la piastra del 6, aspetta che ti do appena appena una puntina. Con i buchi da 6 mm che per la salsiccia vuol più che prendi, Davide. Ma una noce proprio, una punta. Là, prendiamo via ste robe. Ha fatto una puntina di noce moscata aggiunta. Sì, sì. Prendiamo via le nostre robe qua. Quindi questo qua era solo a scopo dimostrativo. Abbiamo tutto qua nell'infuso. Signor sì. Bene, allora io comincio a macinare. Tu cominci a macinare. Io trasferisco queste cose e le metto d'altra parte. Maciniamo una volta sola, naturalmente, perché sì, poi sì, andremo a impastare un pochettino a mano, dico bene. No, no, una volta solo, mi raccomando. Viene poltiglia. No. Dopo mostro il bianco fuori. Per chi ha la mescolatrice, l'impastatrice. Ma noi lo facciamo a mano, sì. Guarda che spettacolo, si sente già un profumo. Allora, una volta macinato il nostro pesto per la salsiccia luganica, io vado a mescolare mentre Giorgino... No, tu vuoti, vai qui, aprilo, ecco, bravo, prendiamo via il coperchio. Quindi questo, il filtro. Vuota. Vai. Bravo, così, bravissimo. Vado. Quindi avete visto, all'interno del vaso c'era quello che vi abbiamo detto prima, niente in più, niente in meno. Però ha insaporito il vino, quindi dovrebbe essere più... È più delicato, diciamo così. Lì. Adesso andiamo a impastare il tutto, fino a che la carne non ha assorbito tutto
il vino, che è un disinfettante. Pure, pure. Poi le lascia qualcosa, hai capito? Sì, certo. Perché quando evapora qualcosino di suo glielo lascia. Allora, volevo soltanto aggiungere una cosa io. Se vi viene in mente di farvi il salame o la salsiccia in casa, mi raccomando, fatelo nel massimo igiene possibile. Se è possibile, sì. Ok? Anche perché se seguite le nostre ricette dei salami, non usando il salnitro, non usando conservanti, è molto importante che comunque l'ambiente lavorativo dove sia sano. Sia sano, non fatelo sul garage, sulla cassetta dell'olio. Esatto. Guarda che qua se c'è un garage che ci sia della nafta o della benzina, la carne prende profumo subito, eh. Nafta però. Dirò anche di... Oh, la nafta è quella. Però... disastro. Ma anche di benzina, di olio. Decidi tu. Questo si fa fatica qua, eh. Ci vuole quello lì. È molto sottile. Adesso guardiamo. Ecco, guardate. Sì. Com'è? Saporito? No. O giusto. Vado a preparare l'insaccatrice. Con l'imbuto piccolo. Posso già... Vai tranquillo. A te ti lascio la Marisa qua. E lì c'è lo straccio se vuoi. Come ho già detto in altri video, questa insaccatrice verticale è molto ma molto comoda. La vedo io. Tiene poco spazio sul piano da lavoro e non costa tanto. Quindi se volete provare anche a fare qualche cosa in casa, alla fine, anziché andare a mangiare la pizza una volta, comprate l'insaccatrice. Allora, una volta che avete... me lo sai già. Sì. Vai. Una volta che avete riempito il vostro contenitore con il macinato, andiamo a inserire il budello, naturalmente sciacquato, come vi dice, come abbiamo detto. Sì, anche una puntina di aceto se l'avete. Appena appena, ok? Per l'ultimo risciacquo, in modo che il budello sia disinfettato bene. E ti lascio a te la manovra della salsiccia, io... Sì, però prima, Davide, sono dispiaciuto dovertelo dire, ma con questa polvere. Ah, c'hai ragione. Cavoli miei, hai già capito, eh? Io l'ho qui nell'angolo. Vedi? Ma una punta! Una punta? Sono appena una puntina. Un goccino in più, dai. Appena. Basta. Uno anch'io, le beviamo la vostra salute. Sì, sì, questa la facciamo un bel cincin a Luganica, va bene? Vi diamo e la benediciamo. Salute! Perché questo qua... Nella giornata di oggi, secondo video, ne dobbiamo fare un altro. Dopo. Alla fine non so. Non lo so come arrivo a casa stasera. Non so come faremo. Vogliamo provare, Davide? Ah, aspetta, sì, sono convinto che viene. Prova, Davide. Vai. Oh, che bella. È molto delicato, il budello di... Oh, per l'amor di Dio, sì. Bisogna andare con calma, perché sennò si crepa e... Tanta calma ci vuole qua, eh. Che bella che è. Boh. Appena, vieni, Davide, vieni. Stop. Questa qua si può consumare anche subito, ma domani è meglio, perché la carne si insaporisce e la tenete in frigo... In frigo, no fuori, mi raccomando. Frigo. No, se volete in freezer è perché la mangiate più avanti. Sì, però comunque in frigo, comunque fa una notte in frigo che la carne si insaporisce bene. Poi dopo l'indomani, se vogliono surgelarla, esattamente, è meglio. Esattamente. Ok. Niente. Tu fai i rotolini che tengono meno posto, dico bene. Perché questi qua fatti a rotolini così con lo spiedo infilato dentro.
diventano un'ottima girella per la grigliata, vero? Porca miseria, scherzo. Io le faccio poi più piccole, adesso le faccio perché, Davide, le faccio così, perché una sola è troppa. Poi faccio per far vedere che, insomma, ci sono anche queste. Bene, la salsiccia è fatta, avete visto, è stato più tante chiacchiere, ma si fa presto, sì, sì. Era solo per farvi capire. Molto fumo di preparazione. Di preparazione, esatto, però che lato pratico, diciamo. Si fa molto presto, quindi ricapitolando, 2,4 kg di carne condita con 44 grammi di sale e 3-4 grammi di pepe, non di più. Non di più. Poi abbiamo aggiunto del vino aromatizzato la sera prima, con messo a mollo uno spicchio d'aglio. 10 chicchi di pepe, 4 bacche di ginepro e 4-5 granellini di finocchio. Di semi di finocchio. Quindi viene chiuso, messo lì una notte che il vino si insaporisce. Poi viene messa nella carne macinata, già condito con sale e pepe, viene messo filtrato il vino. Quindi poi viene mescolato a mano e noi lo inseriamo qua dentro l'insaccatrice perché è molto comoda e poi dobbiamo farne dell'altra adesso. Ma comunque se avete voglia, avete tempo, si può imbottigliare. Non avete l'insaccatrice, Usate la bottiglia. Vi insegno un piccolo trucchetto, un imbuto, anche. Un imbuto abbastanza grandino, così mettete la salsiccia perché comprende bene la salsiccia, poi con un dito schiacciate. Se avete tempo, sì, ci vuole un po' di, tempo, ma viene uguale. Nel posto del dito un bastoncino, l'imbuto è molto adatto per fare. Se no, se trovate anche soltanto il pezzettino che va inserito qua, che si chiama imbuto lo stesso, che ha la misura, si può usare anche questo qua. Ma ho detto l'imbuto, sai, perché molte persone fanno non tanta roba, io ho degli amici, ne fanno un chilo e mezzo. Beh, per casa va bene. Dentro all'imbuto, al vinel. All'imbuto ci sta una bella pagnotta, e loro avanzano sempre ad essere lì a caricare l'imbuto. Caricano e fanno. Guarda, allora, una notte in frigo che sta bene, che si insaporisce, poi da domani potete già mangiarla. Potete mangiarla già adesso, però vi consiglio l'indomani. Che sì, per assaggio starebbe bene anche sentirla adesso, però. Non ha quegli aromi che avrà domani. Esatto. Quindi poi da domani in poi potete surgelarla, metterla sotto vuoto, fare quello che volete. Allora, sotto vuoto 15-20 giorni vi dura così, senza surgelata. Se invece la surgelate, anche 3-4 mesi, sì, tranquillamente, sì. Non ci sono problemi. Invece fresca non andate oltre i 3-4 giorni in frigo, perché sennò, avete visto, non abbiamo messo conservanti. L'unica cosa che... Me l'hai presa di bocca. Di bocca. Vedi com'è, non è tagliamo smorta, spenta di colore. Perché non c'è dentro conservanti, non c'è dentro il salnitro, diciamo così, perché sarebbe molto più rosso, perché il colore della carne riprende i colori un pochino del sangue, diciamo, il rosso così. Questa è leggermente spenta, però questa super naturale di così non certo. Si può mica fare. E quindi vi ricordo che se la fate senza nessun conservante, mi raccomando, roba pulita, ambiente pulito, carne, non dico niente certificata, niente soffitti aggiunti, diciamo. Ok, così. Però carne certificata dal vostro macellaio, che sia carne di prima scelta, esatto. Ok, non carne lofi, perché ci prendete dalla spalla per risparmiate, farvi dare quel po' di spalla meno nervosa che c'è, perché altrimenti il nervetto ve lo trovate. Questo vale per i salumi, per la salsiccia che poi va cotta, insomma, è un po' meno. Sì, sì. Però comunque si è sempre meglio usare roba buona. Va bene, Giorgino, intanto grazie. Noi siamo pronti per fare un'altra salsiccia che vedrete quest'altra settimana. Faremo la salsiccia a nodi, vi do l'anticipazione, vi faccio lo spoiler. Facciamo, perché lui ha bisogno di farsi un po' di salsiccia che deve fare la grigliata. Poverino, è rimasto senza. Ecco. E siccome me ne serve un chilo anche a me, che c'ho un mio cliente che è... che segue Giorgino ed è tanto tempo che mi chiede un po' di salsiccia, gli preparo la salsiccia, spero che veda il video, sicuramente lo vede perché lo guarda a casa con la moglie. Un saluto al signor Reggiani. Di nuovo, arrivederci ragazzi. E fra, salute, signor fra un Reggiani. Po' sono a casa sua che le porto la salsiccia. Un saluto a tutti da Davide e Giorgino, ci vediamo quest'altra settimana. Buone ferie! Ah giusto, siamo al Ferragosto, buon Ferragosto. Anzi, forse sarà dopo, non lo so quando andrà in onda. È un buon arrivederci. Buon arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.